dare seguito alle tante testimonianze che abbiamo raggruppato all'interno di questo web dossier dedicato a Denis Bergamini, teniamo anche a dare spazio alla voce di un giornalista e scrittore che se ne è occupato lungamente e soprattutto fin dall'inizio, probabilmente fin da quando ancora nessuno parlava né di Denis né della vicenda giudiziaria che poi da lì sarebbe iniziata. Sto parlando di Oliviero Bea, che si è occupato della questione fin dall'inizio, stiamo parlando già degli anni 90, ne parlò su Rai 3, ne parlò sulla sua trasmissione radiofonica Radio Zorro, ma non solo. Quindi anzitutto grazie Bea per il suo contributo. Un dovere, più colleghi, più stampa si possono occupare di quella che è stata insieme una tragedia, un caso ancora insoluto e la dimostrazione di un per certi versi di un ponte, di un intreccio tra calcio e malaffare, vari versanti della società italiana. Beh, forse non staremmo adesso a distanza di tanto tempo a parlarne così. Ecco, quello che colpisce, ne abbiamo già parlato ampiamente, è il fatto che all'epoca, parliamo quindi degli anni 90, fossero in pochissimi a seguire l'accaduto dal punto di vista giudiziario. Lei fu uno fra i primi. Ci racconta per quali motivi cominciò ad appassionarsi in maniera così smodata al caso Denis Bergamini? Ma senta, io sono quello che insieme a un collega, Roberto Chiodi, ha tirato fuori lo scandalo di Italia-Camerun dei mondiali dell'82, nel 1984 tiriamo fuori lo scandalo di una partita comprata con in mezzo storie di camorra, di scommesse, quindi di Michele Zazza, camorrista dell'epoca, insomma, una storia complicata. Questo solo per dirle che già all'epoca naturalmente misero a tacere me, misero a tacere Chiodi, io persi il posto di lavoro lavoravo per Repubblica, ho avuto problemi di tutti i tipi in quegli anni, e questo solo per dirle che la questione è che se uno va a toccare i fili poi muore, come si dice, perché in questo paese c'è una stampa che non è libera e soprattutto c'è una stampa che casomai è settoriale. Un conto è per il giornalismo politico parlare di Andreotti quando ci riesce, un altro conto è parlare delle partite di calcio, non si riesce a parlare insieme di Andreotti e delle partite di calcio. Non so se sono riuscito a rendere l'idea. A maggior ragione quando è venuta fuori questa tragedia di un omicidio, di un palese omicidio fatto passare per suicidio, io me ne sono occupato quasi subito, parlo di mesi successivi, e ne ho scritto su Rinascita, quindi su un periodico politico, non su un giornale sportivo, dove non avrei avuto la possibilità, nemmeno volendo, di farlo, perché non lo volevano. E la spiegazione è semplice: io leggo le cose sportive italiane, anche nel caso di queste tragedie fortunatamente rare, come un'esemplificazione del costume, degli intrecci. Come ho parlato prima dei mondiali di calcio, con dietro storie di camorra e di scommesse, un mondiale vinto dall'Italia, quindi voglio dire, quello che ha reso rischioso quella mia inchiesta, naturalmente tutta documentata e filmata, addirittura film mai visto da nessuno, un film dell'84 mai visto da nessuno, che nessuno ha mai voluto vedere. Io sono stato espulso dalla televisione, espulso da Repubblica, eccetera. Quindi uno così, vedendo quello che è successo, sapendo quello che, leggendo quello che era successo sommariamente con questa morte di Denis Bergamini, cioè, non ci ha messo un momento a pensare che si trattasse di una storiaccia, di un omicidio, eccetera. Per cui me ne sono occupato su Rinascita, al punto che all'epoca, credo che fosse il 90, cioè mesi dopo, era molto vicino a questo omicidio, questo fattaccio, feci leggere un articolo su Rinascita a modi di pseudo sceneggiatura anche a Franco Rosi per girarne un film, e poi non si fece questo film, ma a Rosi vennero, quando lo lesse, vennero i capelli verdi. Posso chiederle, considerato che lei si occupa di calcio ma anche di attualità, di politica, come può uscire il mondo dello sport quando verrà emessa probabilmente la parola fine su questa vicenda, considerato che la parola fine, insomma, è possibile che sia dietro l'angolo? È una questione di vasi comunicanti. Il mondo dello sport è collegato agli altri mondi della società italiana. Il problema è che si
dà allo sport, si attribuisce allo sport la funzione di ricreazione, di diversivo nei confronti di tutto quello che non va. È come se fosse un fusibile, lo sport distrae. Se anche lo sport invece rappresenta o esemplifica tutte le nefandezze che troviamo fuori dallo sport, beh, capite bene che c'è qualcosa che salta proprio tutto il circuito elettrico, il circuito dell'informazione, il circuito dell'opinione pubblica, il circuito del denaro, il circuito della politica sportiva e non sportiva, quindi va preservato, dal loro punto di vista lo preservano, vogliono mantenere un brand. Non vogliono uno sport pulito in un paese che non è pulito. Io chiuderei con una considerazione in linea rispetto a quello che abbiamo detto sinora. A breve, come dicevo, probabilmente la procura di Castrovilla ricomunicherà quelli che saranno gli esiti dell'inchiesta riaperta nel 2011. A quel punto probabilmente la stampa e non solo ricomincerà ad appassionarsi del caso Bergamini. Cos'è che dobbiamo aspettarci sia dalla procura, che parlerà a breve, sia dalla reazione dei media, che poi necessariamente dovranno dare un minimo di spazio alla vicenda? Tutto quello che dice ha un senso, e anche la domanda che mi fa ha un senso. Quello che invece mi lascia perplesso è un termine che lei ha usato: appassionarsi. Se i media, se il sistema mediatico si dovesse appassionare davvero, vorrebbe dire che è cambiato tutto, mentre non è cambiato niente, non si sono appassionati per 23 anni, adesso venderebbero semplicemente una merce di notizie su quello che già nell'89 sembrava, chiunque avesse un minimo di sale in zucca, un omicidio, che è stato fatto passare per suicidio in modo vergognoso ed è stato, come dire, sepolto nell'indifferenza e nell'ignoranza per tanti anni. Quindi di passione la stampa non ne ha messa né ne metterà, al massimo venderà una merce, quella finalmente dell'accertamento della verità, che non sarà però merito della stampa. Chiudiamo semplicemente con quella che può essere una profezia, considerato che non sappiamo a quale punto in realtà sono arrivate le indagini della procura. Il papà di Denis, Domizio Bergamini, un po' di tempo fa disse che secondo lui non sarebbe mai arrivata veramente a lui, alla famiglia e a tutti noi tifosi, appassionati e giornalisti, la realtà dei fatti su quanto andò quella notte del 18 novembre. È legittimo aspettarsi che a stretto giro di posta avremo la realtà dei fatti, oppure dobbiamo aspettarci una verità solamente parziale? Guardi, allora, se in realtà dentro questo omicidio c'è una storia banale, verrà fuori. Nonostante tutto, verrà fuori, ci chiederemo come sia stato possibile per tanti anni tenerla bassa, perché il vero problema di tutta la questione sono le indagini non fatte, come è stato fatto passare l'ignoranza e l'indifferenza della stampa, di cui abbiamo già parlato. Insomma, un concorso di colpa che grave quasi altrettanto quello di chi le ha ammazzato davvero materialmente Bergamini. Quindi dicevo, in realtà dietro questo omicidio di cui non si è voluto fino adesso, adesso pare di sì, ma insomma di cui pare che fino adesso non si sia voluto accertare la verità, se dietro c'è una storia banale, mi passa il termine banale, non è mai banale come un omicidio, ma insomma, tra virgolette, questo banale, sapremo la verità. E quindi in questo senso Domizio, che io ho conosciuto in quegli anni, avrà avuto torto. Se invece per un caso questa storia rimanda ad altro, ad altri poteri, a poteri mafiosi, a poteri politici locali, a intrecci perversi, beh, ti assicuro che non verrà fuori niente. Speriamo che sia allora la prima ipotesi quella che... Non dipende da noi. Sicuramente non dipende da noi, però speriamo tutti che la realtà dei fatti, quella vera, quella inconfutabile, sia, come si dice, dietro l'angolo. Grazie mille, Olivero Bea. Prego.